in diretta dalla terrazza della Marinella per raccontarvi il mare e le sue storie. Quella che abbiamo di fronte a noi è la Silver Dawn, già è arrivata ieri, andrà via oggi nel pomeriggio alle 16.30. Nel suo percorso da Civitavecchia a Venezia, 7 giorni, 2 li trascorre a Sorrento. Ha scelto di trascorrerli qui a Sorrento. Silver Dawn, la guardiamo con attenzione perché è produzione dei cantieri italiani, anche se si occupa di crociere extra lusso, 1000 euro al giorno a persona, all inclusive. Imbarca e sbarco con i mezzi propri. Nel porto di Sorrento trovano una miriade di pulmini che dirigono immediatamente per Pompei, Ercolano e Costa Amalfitana. A bordo gli ufficiali, buona parte sono italiani. Ricordiamo il comandante Maccarone Palmieri della penisola sorrentina e tra le eccellenze della Silver Sea. La sua sede è a Monte Carlo e il pubblico a cui si rivolge prevalentemente è americano. E proprio gli americani raccontano nelle recensioni lasciate un po' in giro tanta positività ma anche tanta negatività. È garantito un maggiordomo per ogni 2 cabine, ma qualcuno si lamenta di non averlo mai visto. Oggi lunedì 21 agosto 2022, vi ricordo che l'evento di eccellenza di stasera è il premio Giacomo, il premio di Giacomo a Sant'Agata con l'orchestra di Leonardo Quadrini e soprattutto la edizione di uno spartito musicale trovato da Olga, la nostra Olga Laudonia, musicologa e musicista, verrà eseguito dall'orchestra, un brano inedito. La spiaggia si sta popolando, ma tanti sono i lettini ancora vuoti. Il meteo svuota spiagge, è quello che maggiormente colpisce.